sui numeri 3473-3474 di Topolino viene pubblicata una nuova grande parodia, La Papera Iliade, che riporta su Topolino una nuova opera omerica. In questo caso stiamo parlando dell'Iliade, grande racconto epico della guerra di Troia, causata dal rapimento di Elena da parte del principe troiano Paride. La parodia, invece, è disegnata da Alessandro Perina, su testi di Roberto Gagnor, già autore di una precedente parodia dell'altra grande opera omerica, l'Odissea, trasformata in Topodissea. In quel caso, il grande protagonista della storia era Topolino, che interpretava il personaggio di Odisseo, meglio noto con il nome romano di Ulisse. E proprio come la Topodissea, anche la Papera Iliade presenta tutta una serie di piccole cose che mi fanno un po', diciamo così, storcere il naso e non me la fanno apprezzare completamente in senso positivo. Non sto dicendo che la storia non è una bella storia, non si lascia leggere e non è in alcuni punti gradevole, ma proprio questo è il punto centrale. In alcuni punti è gradevole, in altri. Personalmente non riesco a sopportare la scrittura adottata dallo sceneggiatore, che vi ricordo però è uno dei miei sceneggiatori preferiti. Però, come avevo già fatto nelle recensioni scritte della Topodissea, vi lascio in descrizione i link ai due articoli. Anche in questo caso cercherò di concentrarmi soprattutto sugli aspetti positivi della storia, quelli più interessanti. Per cui iniziamo. Iniziamo ad affrontare la Papera Iliade a partire dal libro primo. Suddiviso a sua volta in due episodi, il libro primo ha riferimento alla Ira Funesta, quella di Achille, il peli di Achille, che in questo caso viene interpretato da Paperino, che diventa per l'occasione Papera Achille. In questa splendida doppia splash page di Perina vediamo tutti i personaggi della Papera Iliade che hanno in qualche modo un riferimento ai personaggi dell'Iliade vera e propria. In particolare vediamo che un personaggio molto importante, in questo caso per Achille, Patroclo, viene spezzettato nei tre nipoti di Paperino che diventano Patroclo. Gioco di parole che forse può essere di gusto dubbio, ma che in ogni caso diciamo che indirizza in qualche modo il lettore che un po' conosce l'Iliade verso la direzione in cui la parodia prenderà. Più o meno la stessa cosa viene fatta con Astanarte, suddiviso in Astia e Natte, i due nipoti di Topolino, che in questo caso è il troiano Topoettore. Come l'Iliade, anche la parodia quindi ruota intorno ai due grandi combattenti. La parodia però non inizia con questa splash page, ma con questa pagina iniziale in cui Pippo Mero canta il suo poema mentre Troia brucia e gli abitanti fuggono nel panico, cercando di portarsi dietro quante più cose possibile. In effetti questa prima pagina ci sta dicendo che almeno relativamente alla caduta di Troia avremo una quel certa fedeltà della parodia all'opera originale. Una cosa che alla fine non si potrà che apprezzare e sarà effettivamente uno degli elementi positivi a vantaggio dell'opera di Gagnor. Il primo elemento positivo, però, in questo caso relativamente al ruolo affidato a Paperino, è proprio il fatto che Papera Achille è sì un personaggio come Paperino piuttosto fumantino, ma anche molto valoroso, che non rifugge a causa di codardia o altre cose del genere i suoi doveri di guerriero. E invece, più che altro, il giusto compenso che chiede al suo re per poter guerreggiare, che lo tiene lontano dalla battaglia per un po' di tempo. Come nell'Iliade, però, anche nella Papera Iliade è Patroclo il motivo che spinge Papera Achille a ritornare sul campo di battaglia. Infatti, in questo caso, i tre nipoti, aiutati da Archimede Odisseo, scendono sul campo di battaglia indossando l'armatura dello zio. E abbiamo qui una prima epica scena di confronto, anche se non proprio diretto, tra i due eroi, Papera Achille e Topoettore.
Come nell'Iliade, anche nella Paper Iliade, dopo Ettore sconfigge Patroclo, ma qui proprio perché alla fine Gagnor non può permettersi di mostrare la morte di un personaggio, men che meno di tre bambini in pratica, e il confronto finisce con dopo Ettore che torna a Troia trascinandosi dietro l'armatura di Paper Achille. Quest'ultimo, sollevato dal fatto che i tre nipoti sopravvivono al confronto con Topo Ettore, quel tipaccio poteva fargli del male, dice, decide di scendere sul campo di battaglia per riprendersi la sua armatura preferita. Questo, in un certo senso, rende Paper Achille un po' meno eroico rispetto, ad esempio, ad Achille. Non ci sono motivazioni intime, forti, che spingono l'eroe a ritornare sul campo di battaglia ad affrontare il suo rivale Ettore nell'Iliade, dopo Ettore nella parodia disneyana. C'è poco eroismo in Paper Achille, mentre molto più eroismo troviamo invece in Topo Ettore. È un eroismo consapevole, consapevole del ruolo che essi recitano in questa tragedia. Quanta devastazione, perché non possiamo essere diversi? Dovremmo dare il buon esempio. Essere veri eroi, essere aristoi. Questo pensa Topo Ettore nel suo breve monologo, mentre la battaglia si svolge sanguinosa, ispirata, come lo stesso Gagnor conferma su Instagram, alle classiche battaglie di Luciano Bottaro. Il mini monologo di Topo Ettore, che poco fa vi ho letto, ci riporta poi direttamente proprio alla conclusione della parodia. In qualche modo, infatti, le parole di Topo Ettore si ricollegano con queste parole con cui Pippo Mero conclude la sua opera, che sono in realtà non molto diverse dall'interpretazione dell'Iliade che ne fornisce Alessandro Baricco. Interpretazione che ho avuto, peraltro, la fortuna di sentire dalla sua viva voce, grazie a una conferenza che fece più di 10 anni fa presso la mia università, l'Università della Calabria. Pippo Mero, infatti, dice che il vero eroe è chi combatte ma cerca la pace, chi lotta ma non diventa come i suoi nemici, chi dà il meglio di sé anche quando tutto sembra perduto. Perché in qualche modo l'Iliade non è tanto un canto sulla guerra o per esaltare la guerra, ma un canto sugli eroi, gli eroi che in qualche modo non possono fare a meno di combattere, ma che combattono pensando soprattutto alla pace. Ed è anche un modo, secondo Baricco, per mostrare sì la grandezza degli eroi e dei combattimenti tra gli eroi, ma anche quanto sia terribile, sporca, brutta la guerra stessa. Molto interessanti poi anche le battute con cui la storia si conclude. Ognuno ha in sé la scintilla di una grande avventura. Anche noi possiamo essere eroi, gli eroi della nostra minuscola, grandiosa, epica vita, che in qualche modo sembra quasi una risposta a tagliare lungo i bordi di Zero Calcare, o se vogliamo, un modo diverso di vedere la vita. L'ultima cosa che volevo raccontarvi relativamente alla parodia è questa vignetta in cui Sgrizzo Papero, probabilmente il personaggio che meno avreste considerato come protagonista all'interno della Paper Iliade, afferma che grazie alle mie precisissime mappe nel futuro gli archeologi ritroveranno Troia senza problemi. Effettivamente il ritrovamento, in particolare la collocazione quanto più precisa possibile di Troia, venne in qualche modo dibattuta per diverso tempo. A causa della scarsità di fonti storiche differenti rispetto al poema omerico, la città di Troia, o Ili, era ritenuta pressoché leggendaria. Il primo tentativo di identificare la sua posizione risale al XVI secolo, quando Pierre Belon e Pietro della Valle suggerirono che in realtà la città alessandrina di Alessandria Troade fosse Troia stessa. La sua posizione era a circa 20 km da Isarlik, posta circa 4 km e mezzo dall'ingresso ai Dardanelli. Sul finire del XVIII secolo, Jean-Baptiste Le Chevalier identificò il luogo in cui sorgeva la città in un villaggio posto invece a 5 km da Isarlik. Alcuni decenni più tardi, però, nel 1822, il giornalista scozzese Charles McLaren suggerì che fosse proprio la collina di Isarlik il luogo dove cercare i resti
di Troia. Forse proprio indirizzato dalle considerazioni di McLaren, Frank Calvert condusse il primo scavo archeologico nella zona. I suoi ritrovamenti lo convinsero di averci visto giusto e spinsero il più noto degli archeologi di Troia, Heinrich Schliemann, proprio a confrontarsi con Calvert. Era il 1968 e dopo questa chiacchierata, Schliemann decise di progettare delle sue proprie campagne di scavi sulla collina di Isarrick. In particolare portò avanti due campagne, la prima tra il 1871 e il 1873 e la seconda tra il 1878 e il 1879. Alla fine di queste campagne si scoprì che Troia era strutturata in ben 10 strati distinti, ogni strato risalente a un'epoca differente. All'inizio Schliemann ritenne che la Troia omerica fosse quella del secondo strato, questo a causa del ritrovamento di un immenso tesoro che egli ritenne essere il tesoro di Priamo, cantato effettivamente all'interno del poema omerico. La Troia omerica però era collocata temporalmente intorno al XIII secolo a.C. e dagli studi archeologi più approfonditi si scoprì che questa Troia qui, questa Troia del XIII secolo, coincideva con il settimo strato, uno degli strati più ricchi di ritrovamenti, insieme appunto al secondo strato e in parte anche al sesto strato. Gli ultimi strati, tre strati dall'8 fino al 10, sono quelli che raccontano di una Troia, diciamo così, decadente, che non ha più lo splendore del, per esempio, settimo strato, e che nel corso del tempo sembra ridursi fino al rango di un semplice villaggio. Proprio questo fatto sembra suggerire, anche se la cosa è molto più dibattuta rispetto a quanto invece non lo è stato il sito effettivo della posizione di Troia, che nel corso della storia della città ci sia stata una guerra molto simile, anche se non così epica come raccontata da Omero, che ha portato alla decadenza la città. Città che, vedendo dei vari strati, ha anche attraversato varie fasi di distruzione e successiva ricostruzione. Tra l'altro, dagli studi storici, si è anche capito come la città di Troia, in greco antico Ilio, in realtà probabilmente corrisponde con la Vilusa degli Ittiti, motivo per cui si ritiene che effettivamente la città non sia un luogo mitico, ma anzi storicamente esistito. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Anche perché vi anticipo, in una delle prossime uscite mi occuperò proprio di Foglie Rosse, con uno, forse più, video dedicati alla saga di Claudio Sciorrone che, con Il lungo inverno, sembra volga ormai al termine. Saluti a tutti!